Buonasera a tutte e tutti, questo è il penultimo dibattito serale di questa bellissima edizione del Venice Climate Camp, che ovviamente nella dimensione dei boschi liberati di Vicenza assume il nome di Woods Climate Camp. Io presento subito le nostre ospiti e i nostri ospiti. Qui con me sul palco avete Rita Cantarino. Ciao Rita. Rita si occupa di giornalismo ambientale, è una giornalista freelance, collabora con moltissime testate, Valori.it, Fanpage, Il Manifesto e molte altre. In collegamento abbiamo Gennaro Avallone. Ciao Gennaro, che ti stanno applaudendo, non so se ti giunge fino a Salerno. Gennaro è un docente dell'Università di Salerno, uno studioso importante di ecologia politica. E poi abbiamo Sara Manisera. Ciao Sara. Anche lei giornalista indipendente e tra le fondatrici di Fada Collective, che è una realtà molto molto importante di giornalismo d'inchiesta. Intanto partiamo dal titolo, che è Guerra oltre la geopolitica. Che cosa significa guerra oltre la geopolitica e perché stasera abbiamo scelto in questa cornice di approfondire questo tema? Beh, la risposta credo sia abbastanza semplice, l'abbiamo vista in piazza quando 2000 persone oggi pomeriggio hanno attraversato, partendo da Calte, che è uno dei boschi liberati, hanno attraversato la città di Vicenza per manifestare con alcune parole d'ordine importanti. Alcune sono contingenti, la questione TAV. Ne abbiamo sentito parlare tantissimo in questi giorni, non solamente in questi giorni. Un'altra è legata alla storia di questa città, che è una città profondamente antimilitarista, è una delle città che in Italia probabilmente ha maggiormente questo DNA di lotta contro la guerra globale. Bene, quindi questo nesso tra clima, cambiamenti climatici, crisi climatica e guerra, è un nesso che ce lo dicono le piazze, ce lo dicono le mobilitazioni. Ed è stato uno dei temi, uno dei nessi fondamentali di questo bellissimo camp. Abbiamo sentito parlare ad esempio di logistica militare, oggi c'era un talk molto interessante, una dimostrazione plastica di come un progetto, un'infrastruttura impattante, devastante dal punto di vista ambientale, è un'infrastruttura che poi va a servire le logiche e le dinamiche di guerra. Non solo, prima parlavo di Vicenza, che è una città che ha un DNA, qua c'è stato un movimento, magari i più giovani non lo ricordano, ma c'è stato uno dei movimenti più importanti antimilitaristi, la lotta, il movimento contro la costruzione del Dalmolin, ma non solo. Vicenza è una città che purtroppo ha un'economia che si nutre di guerra, è una città dove questa economia di guerra, questa logica di guerra, questo regime di guerra va a impattare tutti gli ambiti della vita. Una volta parlavamo di guerra a bassa intensità, probabilmente questo termine dovremmo anche un po' ricollocarlo nella dimensione storica, ma ecco, questa è una città dove la guerra la si vive quotidianamente. E per cui il legame tra guerra e clima è qualcosa che lo possiamo vedere, appunto, in una città come questa, lo possiamo vedere ogni giorno. Ci sono poi altre due cose che volevo dire, non mi dilungo assolutamente. L'altra questione è che abbiamo voluto, questa sera proviamo, no, a immettere anche nel dibattito pubblico alcune categorie teoriche, politiche, che poi ovviamente ci servono per l'agire. Perché oltre la geopolitica? Bene, noi crediamo che la geopolitica, c'erano i compagni negli anni 70, gli autonomi degli anni 70, che dicevano: noi siamo innanzitutto contro la geopolitica. Perché? Perché ovviamente la visione geopolitica è quella che poi porta alla logica dei blocchi di guerra. Ci fa intendere il mondo in maniera ovviamente polarizzata, e ovviamente emergono alcune, sono emerse, stanno emergendo nella visione
di questa fase in cui la guerra è costitutiva di un riassetto del capitalismo globale, stanno emergendo delle posizioni abbastanza nette, no? Da un lato c'è chi si sferra, no, contro l'orientalismo, c'è questa difesa a spada tratta dei valori occidentali in una dimensione in cui il concetto stesso di Occidente è entrato ormai da tempo in crisi. Dall'altro lato sta emergendo questa visione campista per cui probabilmente, dal loro punto di vista, un mondo governato dai BRICS diventa un mondo automaticamente fatto di liberi e uguali. Bene, noi siamo sinceramente, lo dico sinceramente, contro queste visioni, perché crediamo che invece quello che dobbiamo andare a indagare sono questi nessi qua, come il regime di guerra si intreccia col regime socio-ecologico, quindi vedendolo anche in una dimensione di lungo periodo, ma come soprattutto la questione guerra va a impattare la complessità della vita. E questo lo abbiamo visto anche nelle mobilitazioni. Fortunatamente esiste un movimento contro la guerra, lo abbiamo visto nelle mobilitazioni per la Palestina. Che cosa ci dicono queste mobilitazioni in tutto il mondo e anche in tante contraddizioni che, dobbiamo dirlo, hanno aperto anche nel dibattito, fortunatamente hanno aperto nel dibattito di movimento, ma ci dicono che c'è un simbolo dell'oppressione, un simbolo che è quello dell'oppressione, del genocidio, dell'apartheid continuo di Israele nei confronti di una popolazione, e questo viene visto come una spinta contro tutte le oppressioni. Quindi c'è già una dinamica intersezionale. Per questa ragione crediamo che la dimensione geopolitica sia una dimensione che probabilmente non ci racconta la complessità di questa fase. E questa sera appunto vogliamo provare a cogliere alcuni nessi importanti. Parleremo infatti di come si intreccia, io direi che l'intreccio tra guerra e clima, tra guerra e crisi climatica, è qualcosa che esiste, è connaturato. Esiste perché le trasformazioni, soprattutto nelle fasi in cui ci sono state, come in questa fase qua, transizioni egemoniche, chiamiamole così, queste si sono sempre legate con grandi cambiamenti di assetti politici e sociali, ma si sono anche legate nella storia con crisi climatiche. Poi magari su questo Gennaro ci dirà meglio. Però stasera vogliamo anche approfondire altre questioni, perché la guerra significa di per sé impatto ambientale, lo è l'industria militare, lo è le guerre, ad esempio parleremo molto di Gaza con Rita questa sera, ma lo è anche tutta la dimensione del capitalismo estrattivo, no? Parliamo di capitalismo estrattivo, l'estrattivismo fossile è ancora profondamente, anzi esclusivamente, legato alle guerre. Ecco, quindi questo nesso esiste, vogliamo cercare di andarlo ad approfondire. Io mi fermo e pongo subito una domanda a Gennaro. Gennaro, tu hai curato la traduzione, hai scritto una bellissima introduzione dell'ultimo libro di Jason Moore. E l'ultimo libro di Jason Moore, l'ultimo capitolo, se non sbaglio, correggimi se dico una castroneria, parla proprio della guerra, dell'imperialismo, e dice una cosa che a me ha colpito. Moore la prende un po' come, diciamo, è sua caratteristica, in un'ottica di lungo periodo. Lui legge questo momento, questa fase storica, come la fine di un ordine che è nato a Vestfalia nel 1648 con la pace di Vestfalia, e sostanzialmente però ci dice un'altra cosa: attenzione, perché questa fase qua, rispetto ad altre fasi in cui si davano conflitti globali, guerre globali, nell'ottica delle transizioni egemoniche, avviene in una fase in cui c'è una biosfera chiusa, ossia avviene in una fase in cui il capitalismo ha meno possibilità di rigenerarsi, e questo ovviamente apre tante prospettive e apre delle prospettive anche per i movimenti sociali. Io scuso se ho preso un po' di tempo in più di quello che è in realtà avevo programmato, ma passo subito la parola a Gennaro, grazie. Sì. Buonasera ovviamente a tutte le persone presenti, le compagne e i compagni, mi avrebbe fatto piacere essere lì con voi in questi giorni, ma
per noi qua a casa, fondamentalmente non è stato possibile con Luca e non siamo riusciti a organizzarci con Rossella per spostarci e così via. Quindi saluto tutte le persone con grandissimo piacere e vi ringrazio chiaramente per avermi contattato, ringrazio Antonio, le persone che Sara, Rita, che siamo qui a fare questa discussione. Ovviamente parto da questa questione di timore, dalla questione della geopolitica, però faccio una premessa: ovviamente qui la guerra è sempre difficilissimo da affrontare, cioè è un tema per noi fondamentale, per chiunque pensa alla trasformazione socio-ecologica in una chiave di giustizia, lo è sempre stato, no? Perché la guerra è nemica della vita, è nemica delle popolazioni, è nemica della riproduzione sociale, è un processo di disciplinamento, chiude le possibilità di trasformazione nell'immediato, poi magari le apre nel medio-lungo periodo. La rivoluzione bolscevica le apre nell'immediato, però anche a costo di tantissima violenza e di tantissime sofferenze e lutti, per arrivare a quel momento rivoluzionario, e con lutti e sofferenze successivamente che hanno anche influenzato negativamente il processo rivoluzionario, con la controrivoluzione, le armate bianche e così via. Quindi teniamo presente che quando parliamo di guerra ci sta questo elemento molto corporeo, molto materiale, delle persone che muoiono, degli esseri viventi più in generale che muoiono. Quindi è sempre difficile da affrontare, perché è sempre difficile poi trovare le prospettive di fuoriuscita dalla guerra, e quindi dalle morti e dalle sofferenze. Noi poi, quando discutiamo, chiaramente cerchiamo di assumere un distacco un po' emotivo, intellettuale, perché bisogna in qualche maniera fare, no, un quadro, capirci qualcosa di più. Però per me questa dimensione corporea, materiale, delle sofferenze, resta l'elemento di riferimento, eh? Cioè, io penso al tema della guerra, così come al tema della devastazione socio-ecologica, sempre cercando di pensare concretamente a ciò che accade alle persone, alle altre forme di vita non umana, concretamente. Quindi il tema della sofferenza, il tema della violenza subita è centrale, non lo dobbiamo. Bisogna sempre ricordarselo, se no diventa anche la guerra, diventa una categoria, no? La guerra è un fatto molto molto concreto, poi è anche una categoria, c'è cioè una parola per parlare, per discutere, ma è un fatto molto molto concreto. Parto da questo elemento di mood, per dire che positivamente le guerre e le crisi climatiche nella storia, ma già moderna, ma già l'antico impero romano e così via, hanno aperto possibilità. Hanno aperto possibilità, per esempio, durante la piccola glaciazione, durante il Medioevo, hanno aperto la crisi del regime feudale, un avanzamento delle classi produttive, delle classi contadine, che poi hanno subito varie forme di restaurazione, compresa quella con la caccia alle streghe contro le donne, per sopprimere quei poteri sociali che si erano liberati, che si erano emancipati. Quindi le crisi climatiche hanno questa capacità di aprire prospettive nel medio periodo. Nel breve periodo, però, sono molto spesso elementi che colpiscono le popolazioni che immediatamente subiscono gli effetti del cambiamento climatico. Quindi, di nuovo, per questo elemento di ricostruzione storica, ma c'è questo elemento poi di concretezza anche a livello di vita quotidiana dei contraccolpi, in questo caso del cambiamento climatico. Primo punto, tema che ha iniziato Moore, è il tema del momento del cambiamento climatico come prospettiva di trasformazione, come potenzialità di trasformazione. Sì, è così, è stato storicamente diverse volte, anche dentro la fase dopomoderna, quindi tra il 400 e il 700 è accaduto, può riaccadere, certo, può riaccadere, e stiamo qui anche per questo, diciamo. Tema della geopolitica, con uno slogan molto rapidamente, si potrebbe dire: più analisi sulla lotta di classe e più lotta di classe, meno analisi sulla geopolitica e meno geopolitica.
come dire, nel senso che la geopolitica ci fa leggere il mondo con quello che Sayyad, il sociologo algerino, avrebbe chiamato il pensiero di Stato, e quindi il pensiero di Stato divide il mondo tra chi sta con lo Stato e chi sta contro lo Stato, quindi i nemici dello Stato, e quindi favorisce questa visione dei campi, no? Campista, dei campi che si contrappongono. E questi campi però sono i campi dello Stato e degli interessi sociali ed economici che lo Stato, con il suo personale dominante, rappresenta. Quindi sostanzialmente la visione geopolitica è la visione delle classi dominanti, per usare un'espressione molto rapida, non è l'espressione dei soggetti subalterni e di chi, per esempio, la guerra la paga. Ricordavamo con Sara Manisera, in una discussione in provincia di Salerno un mese fa, chi sta combattendo la guerra in Ucraina concretamente, chi sta morendo sul campo in Ucraina? I poveri, o quella parte di popolazione ucraina e di soldati russi mandati a morire per far campare benissimo i ricconi ucraini e russi e i loro militari e i loro interessi geopolitici rappresentati nelle due parti. Muore la povera gente. E noi, storicamente, il movimento, diciamo, internazionalista è stato contro chi manda a morire la povera gente, no? Quindi non vedo perché il nostro alleato dovrebbe essere Putin o qualcun altro di questi criminali. Un riferimento immediato, molto veloce, è Rosa Luxemburg quando diceva, lo ricordavamo anche con Sara, no? Quando diceva alle persone: ehi, questi ragazzi erano maschi, no? Che andavano a combattere nel 14-15, non tornerà nessuno di questi ragazzi. Infatti non è tornato quasi nessuno di quei ragazzi, alcuni sono tornati storpiati, storpi, distrutti a 20-22 anni da quella guerra. Muore la povera gente, questo è un evento fondamentale. Quindi più analisi sulla lotta di classe, magari più lotta di classe, meno analisi sulla geopolitica. Per questa ragione qui fondamentale. Secondo punto. Terzo punto. La questione guerra, cambiamento climatico, trasformazioni ecologiche, socio-ecologiche. La guerra ormai è ecocidio. Questo è il nesso rapido da riconoscere. Lo è perlomeno da quando la parola ecocidio è stata nominata, cioè con la guerra degli Stati Uniti in Vietnam, ma in realtà l'ecocidio attiene, è parte, è costitutivo delle politiche coloniali e delle politiche imperiali. L'ecocidio moderno inizia con quella che abbiamo poi chiamato conquista dell'America, e continua poi successivamente. Gli imperialismi sono tutti, hanno tutti un carattere ecocidario e sicuramente c'erano tutte le forme di colonialismo di insediamento. Il caso di quelli che noi in Europa, in Italia, chiamiamo gli indiani d'America, no? Gli indiani d'America, su cui si costruisce la frontiera del West da parte degli Stati Uniti, quindi la più grande democrazia del mondo, si fonda sul genocidio e l'ecocidio di quelle popolazioni. Perché? Perché gli uccidevano i bisonti. Quelli lì vivevano grazie al fatto che, uccidendo una parte dei bisonti, gli indiani d'America non devastavano i bisonti, uccidevano quella parte dei bisonti necessaria per i loro bisogni, sia di mangiare in parte, sia di vestiario e per le loro abitazioni. L'esercito federale uccideva i bisonti, in questa maniera uccideva l'elemento fondamentale dell'ambiente di vita di delle popolazioni locali. Quindi, a dimostrazione che le forme del colonialismo di insediamento hanno tutte quante avuto questo elemento, questa caratteristica di ecocidio, spesso genocidio, le guerre degli ultimi 50 anni hanno quasi sempre questo carattere di ecocidio. Dal Vietnam in avanti, passando per l'Iraq, già nel 91, poi Sara queste cose le sa molto meglio di me, ma nel 91, io lo ricordo, avevo 18 anni, ci fecero vedere il cormorano nero che usciva dalla pozza di petrolio. In realtà l'anno dopo, nel 92, venimmo a sapere che quel cormorano usciva da una pozza di petrolio di una nave affondata nel mare del Nord, eh?
Quindi facendoci vedere, sembrare che fosse il regime iracheno a fare l'ecocidio, in realtà invece era l'esercito dell'Alleanza Guida Stati Uniti che devastava parte del territorio iracheno con conseguenze poi sull'acqua e così via, ma queste cose qua le sa molto meglio di me, come si dice, aggiornate, Sara, quindi poi magari c'è. Su questo abbiamo dati su Gaza, per esempio, il programma, la UNEP, United Nations Environment Program, un rapporto di giugno del 2004 che parla esplicitamente di un significativo e crescente danno ambientale a Gaza, rischia di costringere la popolazione a una dolorosa e lunga fase di recupero. L'acqua e i servizi igienici sono crollati, le infrastrutture fondamentali continuano a essere decimate. Giugno 2024. Notizie sull'ecocidio ne abbiamo nella guerra, sempre da parte del United Nations Environmental Program, le abbiamo in Ucraina. Abbiamo diffuse notizie in tanti altri contesti di guerra, Sudan e così via, la popolazione Rohingya, resa profuga e completamente con un ambiente di vita devastato. Quarto punto, la guerra come necessità. La guerra è la risposta alla crisi, a questa crisi che stiamo vivendo, che però a differenza, per esempio, dell'analisi di Rosa Luxemburg ed altri del passato, non è più solo una crisi economica. È insieme una crisi economica, ecologica, climatica e politica, quindi è una crisi di egemonia, cioè sostanzialmente le classi dirigenti non hanno una alternativa al regime di guerra. Questo è il dramma. Questo è il dramma che stiamo vivendo, perché vuol dire che anche dentro i settori, perché vuol dire che attualmente non ci sono settori di classe dominante interessati ad un'alternativa al regime di guerra. È perciò che i giornali e tanti altri ci dicono: non abbiamo alternative a mandare le armi all'Ucraina, non abbiamo alternative a mandare le armi all'Ucraina, dobbiamo dare il 2% del PIL per le armi. Perché? Perché non ci sono in questo momento settori di classe dominante che hanno un progetto alternativo al regime di guerra. E quindi anche i giornali che vivono di collegamenti diretti o indiretti, impliciti o impliciti, ricercati o esistenti con i settori delle classi dirigenti vanno in quella direzione lì. Questo è un dramma. Questo è un dramma perché pone un problema anche ai movimenti sociali di un'assenza di alleanze possibili, indirette magari, no? Ma di fuoriuscita, di interesse dentro settori delle classi dominanti di fuoriuscita alternative al regime di guerra. Questo è un grandissimo problema, eh? Questo è enorme come problema, perché l'altro interessa alle classi dirigenti a livello internazionale, evidentemente quella cinese compresa. Quinto punto, e poi ultimo, e ho finito. Il regime di guerra, questo regime di guerra dentro il quale stiamo, è stato anticipato dal regime di guerra alle migrazioni, cioè è una risposta alla crisi, è l'unica risposta che si sta trovando alla crisi climatica ed economica in corso, ed è stato anticipato dalla guerra alle migrazioni, a quale migrazione? Alle migrazioni non volute dagli stati. Quindi il regime di guerra si salda con il regime di controllo della mobilità delle migrazioni indesiderate, delle migrazioni non volute dagli stati, delle migrazioni considerate inutili per gli stati. L'ultimo punto che affronto in un minuto è, cioè accenno, no? Affronto. Come si esce da questa situazione qua? Allora, io ho ripreso in mano, ma lo riprendo più volte, un testo di Dario Pacino, che è stato un importantissimo intellettuale italiano. La guerra chiamata pace del 92, scritto subito dopo, durante la guerra del Golfo, la guerra del Golfo del 91, la prima guerra del Golfo di 1991, che è quella che segna il predominio statunitense dopo la caduta del muro di Berlino e della fine dell'Unione Sovietica.
è quello che lui chiama la costituzione del Leviatano planetario, no? Cioè di questo esercito che americano che sembra imbattibile. E lui poneva il problema, e me lo sono segnato così, della sovranità, cioè della la sovranità nel senso serio della parola, cioè della decisione politica. Sovranità non vuol dire necessariamente Stato, vuol dire Stato, vuol dire anche a tante altre cose, la decisione politica. Chiedendosi, e lo cito un momento, una sinistra che rimuova il problema della sovranità altra, cioè di costruire un luogo della decisione alternativo a quello dei gruppi, su cosa può contare se non sulla speranza di convertire il padrone all'onestà, alla ragione, in una parola al suicidio? Cioè implicitamente Pacino poneva il problema ai movimenti sociali, quelli che lui chiama ai movimenti dal basso in direzione quanto più possibilmente democratica, della sovranità, cioè della decisione. Questo è il problema nostro, secondo me, attualmente, ed è uno dei problemi con cui bisognerà continuare a confrontarci nei prossimi mesi, sapendo, appunto, come diceva Antonio nell'introduzione, che non sarà evidentemente né Putin né qualche sodale suo a salvarci in questa situazione. Grazie. Grazie. Grazie mille, Gennaro. Spero che ti arrivi un po' l'applauso, che in realtà è molto caloroso. Che... Grazie, veramente. Io ti ringrazio per la chiarezza, ti ringrazio anche, ma questo ci tengo a dirlo, anche perché hai citato Pacino, che credo che sia uno studioso che dovremmo recuperare molto. Pacino, avevate curato anche un libro sulla questione del nucleare, no, l'imbroglio ecologico, che credo sia uno dei testi dove emerge, a mio avviso, il nesso che dicevi tu, cioè che è l'anello mancante, no? Il tema della democrazia, che significa oggi creare altra sovranità, che significa anche creare contropotere, istituzioni di contropotere. Questo è una cosa estremamente importante, soprattutto in questa fase. Mi rifaccio un altro aspetto che dicevi per introdurre Rita. Quando hai parlato di ecocidio, della guerra come ecocidio, bene, io credo che Gaza da questo punto di vista rappresenti proprio un paradigma, credo sia inutile, probabilmente le mie parole non possono visualizzare lo sdegno e lo schifo che sta accadendo in quella striscia. Ormai si è perso il conto dei morti e probabilmente non finirà qua. Non a caso, appunto, c'è il termine genocidio. Dobbiamo però unirlo a un'altra questione, che è quella dell'ecocidio. Su questo passo la parola a Rita, che si è occupata della questione Gaza da questo punto di vista, anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma lei poi fa una riflessione un pochino più generale sul costo ambientale dell'industria militare. Grazie. E intanto buonasera a tutte e tutti, e grazie per essere qui. Allora, intanto sì, partiamo da Gaza, perché Gaza è una questione, a parte paradigmatica, ma è una questione che evidentemente sta tanto a cuore anche alle persone che sono qui presenti, e secondo me è una questione che è bene inquadrare. Io proverò a darvi anche una serie di dati, perché i dati sono una parte anche un po' noiosa del dibattito, però secondo me in questo caso sono tanto utili a capire cosa sta succedendo su quel territorio, che è qualcosa al quale non si sta, secondo me, ma secondo anche una serie di studiosi ben più autorevoli di me, non si sta dando la dovuta attenzione. Quello che sta accadendo in quel territorio è realmente una dimensione di ecocidio di cui ci parlava Gennaro, nella misura in cui noi possiamo dirci che in questo momento a Gaza è in atto un genocidio.
Dovremmo dirci un po' più ad alta voce che a Gaza è già stato operato un ecocidio, perché la dimensione di distruzione che qualsiasi forma di produzione di vita su quel territorio ha raggiunto in questo momento è inedita nella storia di quel territorio e probabilmente anche di molti altri. E questo è importante sottolinearlo, perché ne parlavamo prima a margine qui fuori. Se domani arrivasse il cessate il fuoco, questo non vorrebbe dire che quel territorio è già stato condannato a morte rispetto a quello che è successo a tutte le fonti di vita che dovrebbero tenerlo appunto animato. Perché a Gaza è stata distrutta ogni possibile fonte di acqua pulita, non c'è più acqua pulita a Gaza ci si nutre e si vive con l'acqua salmastra dei pozzi agricoli, a Gaza si beve acqua salata. A Gaza in questo momento non c'è una fonte di acqua pulita e questo vuol dire banalmente che proliferano una serie di infezioni sanitarie che stanno in questo momento colpendo l'attuale popolazione, ma vuol dire anche che se anche domani arrivasse un cessate il fuoco non ci sarebbe acqua pulita su quel territorio, non ci sarebbe acqua dalla quale far ripartire la vita di quel territorio. Per darvi una serie di numeri, perché secondo me è importante fissarli, in questo momento no, perché il report a cui faceva riferimento anche Gennaro in realtà riporta dei dati che sono fermi per necessità al marzo del 2024. A Gaza la capacità di produrre acqua pulita era arrivata al di sotto del 5% rispetto a quella precedente al 7 ottobre, per capirci. Questo vuol dire che, per esempio, prima del 7 ottobre a Gaza ogni persona aveva 85 litri di acqua pro capite al giorno, adesso ne ha tra i 2 e gli 8. Questo vuol dire banalmente che un immane spostamento di popolazione come quello a cui abbiamo assistito in quel territorio determina una concentrazione elevata di popolazione e un'incapacità di rispondere a quella domanda di acqua pulita che sappiamo tutti è la base per vivere in un ambiente che ci consenta di sopravvivere. Questo per fare uno dei primi esempi. Questo vuol dire che le acque che in questo momento stanno andando a contaminare Gaza e le acque che stanno tenendo in vita gran parte di quella popolazione sono acque reflue, sono acque inquinate e sono acque che stanno penetrando nei terreni di quel territorio, perché la conformazione geografica di quell'area è caratterizzata da un terreno particolarmente poroso. Questo vuol dire che quell'acqua viene assorbita in maniera molto più importante rispetto che in altri contesti, e questo vuol dire che quell'acqua magari adesso non è in superficie ma sta entrando nelle falde acquifere. Questo vuol dire che questa è una roba irrecuperabile, è una roba che forse recupereremo tra mezzo secolo. Questo vuol dire che se domani arriva il cessate il fuoco a Gaza non va tutto bene in ogni caso. Per fare un altro esempio, è stato distrutto qualsiasi tipo di infrastruttura che rende in grado di gestire i rifiuti solidi. Chiaro, ce lo possiamo dire così e uno se lo può dire come dato che sembra un po' assodato. Cosa vuol dire però questa cosa? Questa cosa vuol dire che in questo momento sul territorio ci sono 39 milioni di tonnellate di detriti dovuti ai bombardamenti e alla distruzione che è stata operata su quel territorio, che sono caratterizzati da ordigni esplosi o inesplosi con tutte le conseguenze sostanze tossiche, amianto e soprattutto una miriade di resti umani che stanno fermentando sotto quel scusate, è terribile, però secondo me è importante anche dircelo un po' queste cose, che stanno fermentando sotto quel materiale e che stanno contaminando quei terreni sui quali l'agricoltura rappresentava il 10% della produzione nazionale, sui quali il 42% delle importazioni erano legate al lavoro agricolo. Tutta questa roba non esiste più, non c'è più, perché è stata cancellata dalla guerra che ha operato su quel territorio. Questo vuol dire, per capirci, cioè, perché mi piace sempre poi andare a cercare dei paragoni per rendermi idea delle grandezze. 39 milioni di tonnellate di detriti vuol dire 10 piramidi di Cheope, vuol dire riempire Central Park con un cubo di rifiuti alto 8 metri. Questa è la dimensione della distruzione che sta caratterizzando quel territorio da un lato, ma soprattutto questa è la dimensione di sostanze tossiche cui quella popolazione, e soprattutto perché non parliamo solo di genocidio ma parliamo di ecocidio, quella terra è sottoposta in questo momento. Questo vuol dire che se domani arriva il cessate, scusate se lo ribadisco però è importante dircelo, se domani arriva il cessate il fuoco a Gaza non è che il territorio rinasce, perché bisogna lavorare per decenni e decenni e decenni e ci vogliono tanti di quei soldi che noi neanche ce li immaginiamo per risanare questa situazione. Soldi che evidentemente nessuno sarà disposto a mettere. Tornando, scusatemi,
La zona industriale di Gaza è stata bombardata ed è stata completamente distrutta. Su Gaza c'è una diffusione di polveri inquinanti della quale noi non possiamo avere idea, perché chiaramente non abbiamo dati sulla qualità dell'aria, non potremmo averli, non abbiamo strumenti di monitoraggio in questo momento attivi. Quello che sappiamo però è che c'è una diffusione tale di polveri per cui c'è una diffusione di malattie di cui avete tutti sentito parlare. Ma ci sono una serie di dati ai quali magari non abbiamo prestato attenzione. Le polveri sottili, le famose PM, in questo momento stanno contaminando l'acqua dei mari. Questo noi lo sappiamo perché lo vediamo dalle immagini satellitari, perché non abbiamo strumenti per vederlo diversamente. Quando la superficie del mare è caratterizzata dalla presenza di queste polveri, di questo materiale, il sole viene schermato. Se non arriva sole al di sotto della superficie del mare, l'ecosistema muore perché non respira. Quindi stiamo uccidendo. Cioè, questa roba si ripercuote in una maniera che io mi dispiace, ma però è veramente irrecuperabile dal punto di vista ambientale, se non con investimenti che, ripeto, nessuno è disposto a fare per quel territorio. Quando parliamo di morte di un territorio, oltre che della morte delle persone che abitano quel territorio, intendiamo questo. A Gaza sono state distrutte tutte le infrastrutture energetiche. Ovviamente a Gaza è interrotta ogni tipo di fornitura energetica proveniente da Israele, ma a Gaza in questo momento non c'è accesso a nessuna fonte energetica e per mangiare, per cucinare, per caricare il telefono, per vivere, si bruciano rifiuti, si brucia plastica, si brucia legna. Questa roba rilascia sostanze nell'aria che poi nell'aria ci restano. E la popolazione sta vivendo mangiando con cibo cucinato da plastiche bruciate in questo momento, per renderci conto. A Gaza era stato operato un importantissimo investimento in ottica di transizione ecologica, per cui erano stati messi in campo importanti fondi che avevano portato alla costruzione di un importante impianto fotovoltaico che garantiva l'80% della produzione energetica nazionale. Quell'impianto è distrutto, ha rilasciato nell'atmosfera circa 1700 kg di piombo, cadmio, plastiche, metalli pesanti. Tutta roba che la popolazione continua a respirare, ma tutta roba che entra nel terreno, perché non è il punto, non è la popolazione che c'è oggi a Gaza. Il punto è chi poi dovrà abitare quel territorio. Il punto è appunto quello che vi anticipavo prima rispetto anche alla produzione agricola, un territorio che era caratterizzato non soltanto da un'importante quota del proprio PIL legato alle attività agricole e alle esportazioni, ma anche da una storia culturale legata per esempio alla presenza degli ulivi, che sono culture lunghe, millenarie. È tutto distrutto, non c'è più nulla da questo punto di vista. Quindi non stiamo operando soltanto rispetto al dato meramente agricolo, ma anche all'attacco a quello che è la storia culturale, no? di un popolo. E vabbè. Questo per farvi un quadro assolutamente parziale, perché io poi vi invito veramente ad approfondire, c'è un report interessantissimo dell'agenzia dell'ONU sull'ambiente che riporta dei dati che sono veramente angoscianti, però secondo me è importante condividere, non voglio dilungarmi troppo, però questo è quello che noi sappiamo dal punto di vista ambientale. Poi c'è un altro pezzo di ragionamento, perché comunque l'invasione di Gaza non è soltanto un atto di ecocidio già effettuato, ma è una catastrofe dal punto di vista climatico. Noi abbiamo pochissimi dati, e su questo ci vengo tra un secondo, provo veramente ad accorciare il più possibile. Però noi abbiamo dei dati rispetto agli impatti climatici di quello che avveniva a Gaza che sono fermi a gennaio 2024. A gennaio 2024 a Gaza c'erano state in tutto 2000 ore di bombardamenti. Oggi, dati consultati stamattina, ragioniamo di circa 6000 ore di bombardamenti. A gennaio, quando le ore erano 2000, erano state già prodotte più emissioni di gas climalteranti di quanto sarebbero in grado di fare le 20 nazioni più vulnerabili alla crisi climatica del mondo. Cioè ragioniamo di una quantità talmente elevata soltanto di CO2 che si può quantificare, questo a gennaio, le famose 2000 ore, non adesso, in 281.000 tonnellate di emissioni rilasciate, delle quali il 99% è riconducibile all'attività di Israele e l'1%, per una serie di dati specifici che non sto qui a dirvi per non annoiarvi, invece è riconducibile a quelle di Hamas. Ragioniamo del fatto che non c'è soltanto il dato delle emissioni che sono legate invece all'attività meramente militare, ma ci sono quelle invece legate al livello di distruzione che c'è stata su tutto il piano degli edifici del territorio, sempre a gennaio 2024 e quindi non adesso.
il livello di distruzione degli edifici e delle infrastrutture del territorio si attestava più o meno intorno al 45%, e il calcolo che, sempre a gennaio, l'ONU faceva su questa roba era che la ricostruzione avrebbe richiesto 30 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra. Cioè, per rimettere in piedi quanto a gennaio era stato distrutto, si sarebbero prodotte, insomma, 30 milioni di tonnellate di gas serra. Questo dal punto di vista, senza tener conto del discorso dei tunnel di Gaza, perché anche qui, e la faccio brevissima, noi sappiamo, o almeno qualcuno ci dice di sapere, che sotto Gaza corrono una serie di gallerie di tunnel di 500 chilometri. Questi benedetti tunnel di Gaza, però, non sono semplicemente gallerie scavate, sono delle vere e proprie, da quanto sappiamo, anzi da quanto qualcuno dice di sapere, sono delle vere e proprie infrastrutture militari, quindi sono caratterizzate dalla presenza di cemento, di componenti elettriche, di impianti di ventilazione, di fognature, di vere e proprie reti di comunicazione. Parliamo di un livello tecnologico particolarmente avanzato. E sappiamo anche che la strategia militare messa in atto da Israele in questo momento prevede l'allagamento di questi tunnel. Quello che però non ci diciamo, non abbiamo capito, non è troppo chiaro, è che l'allagamento di questi tunnel ha due tipi di conseguenze. La prima è legata a quello che vuol dire riempire d'acqua dei tunnel pieni della roba di qui sopra, il che vuol dire che poi questa cosa stagna e questa roba non sale, questa cosa scende, questa cosa va nelle salde acquifere, questa cosa contamina i suoli. E dall'altro lato c'è un altro, abbiamo parlato già prima del fatto che quel terreno è particolarmente poroso e quindi, scusate se vado nel tecnico, però è secondo me interessante, cioè, quindi assorbe tutta quest'acqua, e questo vuol dire che però anche la superficie viene messa in pericolo, perché non stiamo ragionando chiaramente di opere ingegneristiche che tengono conto di criteri ambientali in virtù dei quali poi la galleria di tunnel riesce a ma io sto correndo, lui sta traducendo. Non ragioniamo del fatto che, cioè, parliamo di infrastrutture evidentemente costruite con criteri che non vadano alla sostenibilità del suolo di qui sopra, e quindi vacci a ricostruire sopra 500 chilometri scavati che sono stati allagati d'acqua e contaminati da sostanze dovute a questo allagamento. Questo vuol dire la riduzione della potabilità dell'acqua ulteriore e futura, questo vuol dire tutto il lavoro, tutto il fenomeno delle apparecchie elettroniche che vanno a percolare nel terreno e che imprimono di componenti tossiche un terreno di un'area che, ricordiamo, vive di agricoltura. Secondo i dati che ci dà l'ONU, solo per ricostruire questa roba servono, cioè per riparare a questa roba servono 176.000 tonnellate di emissioni. Vado velocissima e chiudo. Sono andata lunga? No, ok. Per attaccare un altro pezzo di ragionamento che era quello in perché poi facciamo questo focus su Gaza, però magari concentriamoci un secondo su cosa vuol dire la guerra rispetto alle interazioni che ha con la biosfera. Partendo da un assunto fondamentale che secondo me è bene avere ben chiaro in mente, come per tante altre questioni, anche per quanto riguarda il conteggio delle emissioni e degli impatti ambientali, quando parliamo di settore militare ci sono enormi zone d'ombra. Noi non sappiamo praticamente nulla, noi ipotizziamo, perché nel protocollo di Kyoto sono completamente escluse le attività militari dalle attività che devono rendicontare i propri impatti ambientali. Negli accordi di Parigi la rendicontazione degli impatti ambientali delle attività militari è assolutamente facoltativa. Secondo i criteri dell'IPCC, rendicontare le attività ambientali è un meccanismo che viene diversificato a seconda di quanto hai contribuito alla crisi climatica, quindi a seconda di quanto è sviluppata la tua economia. Che vuol dire però che da questo conto sono esclusi non paesi a caso, soltanto 43 paesi devono fornire un conto completo, ma paesi come la Cina, l'India, l'Arabia Saudita e Israele per prima non sono tenuti a dare una rendicontazione piena degli impatti ambientali delle proprie attività militari. Quello che sappiamo di Israele lo sappiamo soltanto dai bilanci pubblici del Ministero della Difesa di Israele, che è un dato assolutamente parziale per due ragioni. Il primo perché appunto, perché ci dovremmo fidare di Israele in generale. Il secondo è un dato strutturale, perché teniamo conto soltanto di due tipi di emissioni, che sono le emissioni legate ai mezzi di spostamento e le emissioni legate a tenere in piedi le infrastrutture militari. Manca un pezzo che è fondamentale, che tra l'altro è un pezzo a margine, che manca a prescindere rispetto alla rendicontazione delle emissioni, che è quello della catena di fornitura.
del settore militare. Per costruire un'arma, per costruire una tecnologia militare, il punto non è soltanto, cioè, non è soltanto quando io l'utilizzo, il punto è quali risorse io vado a estrarre, dove le vado a estrarre, come le utilizzo, che viaggio fanno quelle risorse intorno al pianeta per arrivare poi a costituire quell'arma. Questa roba qua non è conteggiata da nessuna parte, noi non la sappiamo e non possiamo saperla perché non esistono meccanismi che richiedano di saperla. Quindi è tutto assolutamente vago. In un quadro di vaghezza così approfondito, noi sappiamo in ogni caso che il settore militare contribuisce al 5,5% di emissioni globali, che praticamente vuol dire che se la guerra, se i militari fossero uno Stato, sarebbero il quarto per emissioni al mondo, che vuol dire che, per esempio, emettono più di quanto l'intero settore aeronautico e l'intero settore navale insieme in tutto il mondo producono ogni giorno. Queste sono le unità di misura alle quali possiamo più o meno rifarci sulla base di dati che sono comunque parziali, senza tener conto, e non li sviscero qui se no non la finiamo più, di tutti poi gli impatti ambientali di quello che vuol dire invece l'attività militare, soprattutto per quanto riguarda tutto il pezzo dell'occupazione e quindi tutto il pezzo dell'installazione di basi militari, che tra l'altro risponde a una questione di razzismo ambientale importante, perché le basi militari sicuramente non le andiamo a fare al centro dei paesi ricchi o nelle ricche città, ma le andiamo a fare nei contesti impoveriti e periferici, che siano a livello globale o a livello locale. Questo per rendere un quadro che, cioè, ho provato a sintetizzare il più possibile, però insomma questo era il punto. Grazie. A me venivano i brividi mentre parlavi e mentre davi questi dati, perché rendono effettivamente in maniera lampante la misura di questa catastrofe, che non è una catastrofe ambientale tout court, ma è una catastrofe voluta da Israele, che appunto sta negando, non solo sta uccidendo, sta facendo un genocidio, ma sta negando la possibilità di un futuro a un intero territorio. Questo è davvero agghiacciante, però come dire, ci fa anche essere ancora più arrabbiati, e questo è un dato importante. Adesso rimaniamo in Medio Oriente, ma ci spostiamo un attimo. Magari appunto le persone più giovani non si ricordano, ma in Medio Oriente ci sono state diverse guerre. Una però è stata una guerra importante, che è stata quella in Iraq. È stata una guerra importante perché insieme a quella in Afghanistan hanno un po' segnato la nascita di una nuova era, perché sono le guerre condotte dagli Stati Uniti e dai loro alleati dopo l'11 settembre. E con Sara volevamo approfondire quali sono stati i risvolti. A volte dobbiamo, a mio avviso, soffermarci anche su cose che sono date per assodate. Quando parliamo di petrolio, molto spesso abbiamo l'immagine legata alla violenza, che non è solamente la violenza dell'estrattivismo in sé. Io vengo dalla Basilicata, quindi so bene che cosa significa un territorio violentato dall'estrattivismo del fossile, però qua stiamo parlando di un altro livello, stiamo parlando appunto di un estrattivismo che si connette direttamente con la dimensione militare. Ecco, io lascio la parola a Sara, che partirà proprio da questo elemento qua. Grazie. Ciao a tutti e a tutte. Intanto grazie per l'invito e grazie per l'organizzazione, per tutto quello che fate. Mi dispiace non essere lì con voi, ma vivo anche io al sud, in provincia di Salerno, tra Basilicata e Campania, in un'area marginalizzata, cosiddette aree interne, che subisce proprio in questa anche fase forme di estrattivismo e neocolonialismo dalla cosiddetta transizione energetica che sta calando dall'alto sui territori. E se ci sarà tempo, magari poi vi racconto alcune delle forme di esperienza e mobilitazione. Parto dall'Iraq, ma vorrei partire raccontandovi anche di Fada Collective, perché per noi è fondamentale unire la narrazione, poi l'inchiesta e la denuncia.
Fada Collective è un collettivo, oggi avete incontrato penso Anna Toniolo, che è nato nel 2020 ma nasce da diversi anni di ragionamento, soprattutto perché nel 2019 molte di noi hanno seguito diverse proteste, movimenti sociali di giovani in Iraq, in Libano, in Algeria e in altri paesi. E questi racconti di questi movimenti giovanili, cioè in Iraq soprattutto, erano i giovani nati a cavallo nel post 2003, quindi post invasione a guida statunitense, non trovavano spazio in Italia, cioè non trovavamo spazio per raccontare questi movimenti e anche le richieste che facevano, che erano legate appunto alla giustizia sociale, quindi diritti, lavoro e un ambiente sano. E iniziando a lavorare quindi proprio con i movimenti sociali in Iraq, io me ne occupo dal 2016, siamo entrate in contatto, perché questo è sempre stato un lavoro molto collettivo, fatto con altre colleghe, proprio con i movimenti per la lotta per il diritto all'acqua, in particolare con Yumad Dijla, che è un movimento ambientalista iracheno, composto tra l'altro non solamente da iracheni ma anche da siriani, da turchi, da curdi, da iraniani, e che ripensano la dimensione dei fiumi e dell'apparato proprio del Tigre e dell'Eufrate lungo tutta la Mesopotamia. Ma raccontando queste storie, raccontando proprio il lavoro di mobilitazione per i beni comuni, che prescindono e vanno oltre lo Stato-Nazione, no? E ripensano anche alla gestione dei beni comuni all'interno di una regione, quindi con una grande maturità politica, mi viene da dire, ci siamo rese conto che mancava un pezzo del racconto. Cioè noi raccontavamo l'Iraq è, giusto per darvi anche qua due dati, è il quinto paese più vulnerabile alla crisi idrica secondo le Nazioni Unite, è anche uno dei paesi secondo per riserve petrolifere dell'OPEC. Ci siamo resi conto che mancava un pezzo della narrazione, cioè si raccontava l'assenza di acqua e il problema dell'acqua in Iraq e il problema della crisi climatica in Iraq, ma non si legavano le cause e non si raccontavano le cause. Ed è quello che noi come FADA proviamo a raccontare sempre, a dirci anche all'interno del collettivo, cioè è inutile continuare a raccontare le conseguenze se non andiamo alle cause del problema. E la causa del problema, una soprattutto principale, è proprio la presenza dell'industria petrolifera. Industria petrolifera che, badate bene, entra e si accaparra di queste risorse proprio con la guerra e con l'invasione a guida statunitense del 2003, dove anche le nostre governi hanno partecipato, anche i nostri eserciti hanno partecipato e hanno in qualche modo, grazie alla partecipazione appunto dei governi e degli eserciti a questa guerra, hanno ottenuto in cambio le concessioni petrolifere con contratti come dire capestri per la popolazione, cioè contratti che non sono stati mai approvati dal Parlamento, contratti che dovevano prevedere un certo tipo anche come dire di restituzione al territorio, e che invece dopo 20 anni vediamo quali sono gli effetti di questo modello di estrattivismo, che arriva in Iraq con la guerra e attraverso la guerra si accaparra di risorse e porta avanti un tipo di sistema economico, capitalistica, estrattivista e distruttrice, no? di tutte le forme di vita, perché noi dopo 20 anni vediamo quello che sono gli effetti di questo ecocidio. E voglio collegare l'entrata delle compagnie petrolifere in Iraq, principalmente occidentali, quindi British Petroleum, Exxon, Eni, con l'entrata anche di tutta una serie di multinazionali, mi viene in mente soprattutto quella dei semi. Perché vi dico questo? Perché l'ingresso, dopo il 2003 viene bombardata la banca dei semi a Baghdad, vengono perse specie varietali millenarie che erano sempre state custodite appunto all'interno di questa banca dei semi, e il ministro dell'agricoltura, che viene nominato a interim durante diciamo il governo della coalizione provvisoria su post 2003, è Adam Amstutz, che era l'ex diciamo direttore generale di Cargill. Cargill, per chi non la conoscesse, è una delle
cosiddette cinque sorelle, no, del mondo dell'agroindustria, che controlla praticamente tutto il cibo, cioè insieme al cosiddetto ABCD Group. Questi due elementi vanno di pari passo, perché chiaramente la guerra ha permesso a poi gli Stati Uniti di dettare la politica e l'agenda interna, sia dal punto di vista appunto delle risorse energetiche, ma sia dal punto di vista anche del cibo. E questo doppio elemento, quindi estrattivismo e quindi, adesso arrivo al tema petrolio, estrattivismo delle risorse e al tempo stesso distruzione del patrimonio genetico, ambientale e naturale del territorio, ha portato di fatto la popolazione a distaccarsi moltissimo anche dall'ambiente naturale, perché si sono creati di fatto ambienti artificiali dove anche gli stessi contadini, per esempio, non avevano più un legame con i semi, con la riproduzione di anno in anno, e si sono chiaramente legati alle importazioni da parte delle multinazionali dei semi, ma anche chiaramente dei pesticidi di sintesi chimica che servono per produrre quel tipo di seme, e che chiaramente il pesticida di sintesi chimica deriva da sempre un modello estrattivista, che lo abbiamo raccontato anche con una bellissima inchiesta di Arianna Poletti sui fosfati in Tunisia. E quindi vediamo anche la correlazione, no? Questo triangolo. Bene, noi abbiamo scelto, perché la scelta del giornalista è una scelta di quale storia andare a raccontare, noi abbiamo scelto in questi anni di dedicare tempo, risorse, energie, trovare i fondi per raccontare le responsabilità delle industrie del petrolio nella crisi idrica. Anche qua un dato: un barile di petrolio necessita 3 litri di acqua, cioè quindi immaginate quanta acqua serve per produrre tutto questo petrolio. Ma cosa fanno le compagnie? Ebbene, in Iraq, proprio per la mancanza di controllo, iniettano acqua potabile per estrapolare ed estrarre petrolio dai giacimenti, privando quindi la popolazione principalmente dell'Iraq meridionale, stiamo parlando della zona di Bassora, Nassiriya, di acqua, del loro diritto all'acqua, e utilizzando l'acqua del Tigri e dell'Eufrate. Noi in questa inchiesta, che è stata finanziata dal Journalism Fund, pubblicata su IRP Media, sul Guardian, premiata all'European Press Prize quest'anno, quindi ha avuto una risonanza internazionale, in Italia non è arrivato praticamente quasi nulla. Perché? Perché abbiamo parlato di Eni, perché abbiamo parlato della compagnia principale italiana che fa questo tipo di pratiche all'estero, praticamente incontrollata e indisturbata, senza che nessuno gli vada mai a chiedere niente. Noi ovviamente abbiamo chiesto alla multinazionale di rispondere alle domande e ai fatti che noi abbiamo potuto verificare sul territorio in Iraq, un mese di inchiesta, e loro ovviamente negano. Noi abbiamo riportato la loro dichiarazione, ma la nostra verifica sul campo ci ha permesso di verificare che in realtà Eni sta costruendo una diga per dirottare l'acqua da un canale verso direttamente il giacimento di petrolio. E qui, quando parliamo di giacimento di petrolio, ci ricolleghiamo alla guerra, perché i giacimenti petroliferi non sono posti accessibili, ma sono posti militarizzati, dove spesso le guardie armate e i gruppi armati che proteggono sono il braccio delle milizie. E quindi anche qui noi notiamo una militarizzazione che va di pari passo con la protezione di una serie di interessi delle grandi multinazionali dell'oil and gas. Voglio anche aggiungere che, di nuovo, mi è piaciuto molto quello che si diceva prima su la guerra distrugge fonti di vita in tutte le forme, ma anche la cultura. Perché noi, no, come dire, stiamo parlando del Tigre dell'Eufrate, di fiumi millenari che sono fiumi che rappresentano cultura, storia, tradizioni, popoli, lingue, incontri. Sui fiumi si è sempre navigato da nord a sud, c'era una relazione, no, con l'ambiente circostante, e questa cosa ovviamente è distrutta completamente. Viene meno anche quello che era un'area tradizionale di agricoltura, Zubair, dove oggi ci sono i giacimenti di petrolio, si coltivavano i pomodori, chiaramente. Immaginatevi un territorio che è
completamente distrutto, aridificato, pieno di plastica, pieno di rifiuti, dove le compagnie petrolifere che tanto avevano promesso lo sviluppo non hanno restituito praticamente nulla. E anche qua le promesse di sviluppo, di quello che loro chiamano lo sviluppo, no? Perché questo è il loro modello di sviluppo, in realtà ha portato distruzione, guerra, ecocidio e persone che si ammalano, perché ci sono costi sulla salute delle persone, oltre che sulla salute delle forme viventi che vivono quel territorio. E aggiungo anche un altro elemento, che è il gas flaring, cioè accanto all'utilizzo di acqua che si viene iniettata dalle multinazionali del petrolio per estrapolare petrolio, c'è anche queste emissioni che vengono fatte con il gas flaring. Di fatto bruciano in aria metano, ma perché lo fanno? Perché in realtà ci sarebbero delle soluzioni anche a quello. Il problema è che Eni dice: ma io perché devo investire qui? Tanto chi mi chiede niente, no? Quindi c'è anche un problema sugli investimenti che questa gente non vuole neanche minimamente fare sui territori. Aggiungo due elementi. Questo tipo di racconto è stato possibile perché siamo persone che hanno scelto di nuovo di raccontare l'Iraq da questo punto di vista, e quindi andando lì non per raccontare le solite vittime, i poveri iracheni, il terrorismo, i bambini col Kalashnikov, no? Cioè sempre questo racconto pietistico e vittimistico. Abbiamo scelto di cambiare ovviamente la prospettiva. Queste sono scelte che giornalisti possono fare, e lo dico perché ogni scelta che facciamo, anche l'inquadratura di un soggetto, di una fotografia, di un video, sono scelte che partono anche da chi siamo noi, no? Del nostro anche percorso e formazione. Noi abbiamo scelto di farlo questo, prendendoci tanti rischi. Continueremo a farlo, abbiamo vinto un altro grant però proprio per andare a raccontare le emissioni di gas flaring e quello che non stanno facendo le compagnie di petrolifere. Però mi viene da dirvi anche che così come noi nel nostro piccolo, nel nostro minuscolo collettivo proviamo a portare una narrazione differente, per raccontare le classi subalterne, i movimenti sociali e per immaginarci un'altra sovranità, quello che dicevi tu Gennaro, abbiamo bisogno di un racconto e abbiamo bisogno di un altro tipo di narrazione, e abbiamo bisogno che queste storie escano, perché noi queste storie, queste inchieste, che parte da il 2003, l'invasione, la guerra, l'ecocidio, si chiude con il racconto dei movimenti e di un gruppo di attivisti iracheni e irachene che lotta per il diritto all'acqua, che è sceso in piazza, si è mobilitato, ha utilizzato forme creative, ha creato una rete per i beni comuni sul Tigre e l'Eufrate interregionale, e l'abbiamo potuto raccontare, l'abbiamo scelto di raccontare. Ecco, io credo che per costruire quindi un pensiero altro, torno al ragionamento di prima, serve anche un racconto altro. E per un racconto altro, per costruire un'altra sovranità, ci serve uno spazio dei movimenti, cioè di uno spazio nuovo che dobbiamo ricucire insieme in qualche modo, e movimenti e giornalisti e persone che pensano e che vogliono anche avere un altro tipo di informazione devono tornare ad avere questo patto di fiducia con chi lo fa in un certo modo, come Rita, come Gennaro, come tante persone che in qualche modo provano ma non hanno lo spazio a volte per raccontare certe fratture sociali ed ecologiche. E quindi io chiudo dicendo che con un ragionamento che ho posto, che ho scritto qualche settimana fa, che si chiama La terra lega i margini, lo potete trovare su VoiceOver Foundation, è un ragionamento che ci invita proprio a pensare a queste antenne che ci sono, queste isole che ci sono su tutto il territorio italiano, ma non solo, e a provare a tessere questo coordinamento intanto di narrazioni, no? Di provare a costruire un altro immaginario e quindi un'altra realtà. Grazie. 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 Brava. Grazie. Non so se mi si sente, credo che non mi si senta. Ok.
Grazie mille Sara, spero che abbia anche tu sentito l'applauso che ti è stato fatto, grazie anche per avermi rubato la chiusura di questo dibattito. Allora, abbiamo dalla regia, chiedo alla regia, anzi se abbiamo ancora 5 minuti, 10 minuti, probabilmente sì, abbiamo 10 minuti, per cui io faccio in realtà una cosa insolita, per me apro la discussione. Nel senso che se ci sono delle domande possiamo ecco, ospitarle a questo microfono e diamo la possibilità alle nostre ospiti e ai nostri ospiti di rispondere. Qui chiedo se c'è qualche questione. Ok, prego. Prego, prego. No, volevo chiedere a lei. Se è incappata nella Mecrot, nella Mecrot, nell'azienda che gestisce l'acqua in Israele, perché cioè quella che vendeva l'acqua a Gaza e che vende l'acqua ai palestinesi è la Mecrot. Siccome che in Italia la Mecrot cerca di entrare in tutta la gestione dell'acqua in Italia, ci ha provato in tante regioni qualche tempo fa. Ultimamente ha cercato di entrare nell'Iren, in Piemonte, in altri posti, e fortunatamente siamo riusciti a mandarla a cagare. E volevo sapere se cioè, a Gaza c'erano, cioè, ti sei trovata in mezzo o hai notizie su questo, perché ritengo che uno dei boicottaggi da fare tantissimo sia quello proprio di bloccare la Mecrot in Italia, perché ripeto, cioè, offrono servizi tecnologici, no? Adatti alla gestione dell'acqua, vendendosi la storia dei kibbutz e di tutto il resto, di quanto sono riusciti a trasformare il deserto in, poi ovviamente tutto l'apparato, tutto il discorso coloniale non lo fanno, e molti ci cascano senza sapere tutta sta cosa, perché c'è l'idea che con la tecnologia si risolve tutto, no? E, insomma, e quindi è pericoloso anche per noi, E dare una botta all'attività internazionale di Mecrot è fondamentale anche per la lotta con i palestinesi. Grazie mille. E se ci sono altre questioni, magari le raccogliamo prima di dare nuovamente la parola alle nostre ospiti. Ok. C'è una domanda che vi faccio io. Allora. Magari poi dopo Rita puoi interagire su quello che ti è stato chiesto. Allora, stamattina stavo guardando il Corriere Online e incappo in questa intervista fatta alla Premier Giorgia Meloni, che in questi giorni è a Cernobbio. E, tra le altre cose si parlava proprio di guerra, sapete che oggi c'era Zelensky ospite a Cernobbio. E quindi la Premier è intervenuta sul tema della pace e ha detto una cosa che mi ha colpito ovviamente in maniera negativa, però ci fa capire, ci fa cogliere alcune cose. Quindi Giorgia Meloni, Premier italiana, dice testuali parole: per garantire la pace c'è bisogno di ricostruire uno spazio geoeconomico omogeneo. Già qua, insomma, vorrei capire, ma lasciamo perdere, perché la cosa interessante è la seconda. E c'è uno spazio geoeconomico nel quale si possa continuare a parlare di sviluppo senza troppi vincoli. E i vincoli ovviamente sono quei vincoli ecologici. Bene. Sara prima poneva una questione che è quella delle narrazioni. Io sono molto molto d'accordo che abbiamo bisogno, forse più di altre cose, di riconquistare, anzi no, forse, di conquistare una narrazione, cioè di considerare il terreno della narrativa uno degli spazi principali del conflitto in questo momento. Ecco, e credo che proprio dentro questa nuova narrativa, che poi va a costruire l'alter spazio, no? Di cui parlava Gennaro, noi possiamo effettivamente immaginarci un mondo in cui si stoppi finalmente l'idea nefasta che esista per forza una crescita infinita. Ecco, io partirei da questa considerazione, magari in un paio di
minuti, perché purtroppo abbiamo pochissimo tempo, vorrei interagire con voi. L'ordine possiamo utilizzare quello di prima, quindi partirei da Gennaro, anzi no, partiamo da Rita che è in presenza, così magari interagisci anche su quello che ti diceva Renato prima. Ok, cioè, vado rapidissima su Renato, così poi rispondo invece alla domanda. Sì, io chiaramente ci sono incappata e due dati ti do al volo. Cioè, chiaramente non avendo accesso all'acqua potabile, in questo momento l'acqua arriva tutta dalle autocisterne. Prima del 7 ottobre l'acqua dalle autocisterne era venduta ai palestinesi e alle palestinesi al prezzo di 20 nuovi shekel israeliani. In questo momento no, ad aprile 2024 era venduta a 150 nuovi shekel israeliani. Sono state chiuse tutte le infrastrutture che andavano a desalinizzare l'acqua, per cui si beve acqua di mare, la cosa che dicevo prima. Rapidissima. Invece rispetto alla questione che dicevi tu, sì, cioè nel senso, grazie Giorgia, questo è pur sempre il governo della transizione, non deve essere ideologica, eccetera, no? E la transizione non deve essere ideologica è una roba, poi ci confrontavamo anche scherzando stamattina su questo, è un'affermazione che non vuol dire assolutamente nulla, non dovrà essere ideologica la transizione, ma deve sicuramente essere paradigmatica. Il nostro problema in questo momento non è intervenire con una dimensione meramente tecnologica a risolvere una serie di problemi puntuali. Noi in questo momento dobbiamo completamente cambiare la modalità nella quale interagiamo con questo pianeta, non perché dobbiamo essere brave persone e dobbiamo tutelare il panda, ma per il semplice fatto che siamo stati talmente fessi da mettere in mora la sopravvivenza della nostra stessa specie. Siamo, penso, l'unica specie in natura che prolifera sulle spese dei propri posteri. Siamo gli unici che sono stati in grado di mettere in campo un meccanismo di autodistruzione di questo genere. Non sto a dilungarmi troppo perché evidentemente non abbiamo il tempo, però secondo me il punto vero è esattamente uscire anche da questo tipo di retoriche che ci fanno perdere veramente tanto tempo. Cioè, noi dobbiamo costruire contro narrazioni che non rispondano neanche a questo tipo di retoriche, perché veramente perdiamo tempo che non abbiamo a nostra disposizione. Dobbiamo fare una serie di operazioni che peraltro noi abbiamo sempre, noi lo dico perché anche io, però sono un lavoro che comunque abbiamo provato a mettere in campo tanto tempo sui territori e a costruire anche forme diverse di interazione con la biosfera, perché anche quello che stiamo facendo in questo momento è costruire dal basso una forma di interazione differente con la biosfera rispetto a quella che è predominante, che è fondata su un meccanismo meramente predatorio. Io direi, cioè, la risposta che quindi ti do io in proprio due minuti, my two cents, è proprio non perdiamo tempo dietro questo tipo di narrazione, abbiamo ben altro da fare. Ok, grazie. Sì, ovviamente Rita tiene ragione. Dopodiché è chiaro che queste le politiche le fanno, delle scelte ci sono, e queste scelte discriminano e aggrediscono dentro il corpo sociale, dentro, come dire, influenzano anche le alleanze tra i vari interessi sociali. Questo è quindi un tema poi politico dentro la contingenza, cioè nel qui e ora, diciamo, che comunque è un tema fondamentale. Io dico due cose su questo. Uno, la risposta è la guerra. Quella cosa che diceva Antonio, riferendosi a Jeff Moore sulla biosfera chiusa, cioè quella che sostanzialmente anche Jeff chiama la fine della natura per un mercato, cioè per il fatto che tu non riesci più a far ripartire l'accumulazione come si è fatto in questi cinque secoli. Ora, anche se non fosse proprio così, diciamo, no, questa ipotesi quasi trollista di Jason, anche se non fosse proprio così, è evidente che comunque una drastica riduzione di nuove frontiere possibili esiste, no? Allora, però, dato che è vera, è empiricamente anche verificabile, però dato che il modo in cui è organizzata la natura, l'economia, la produzione e così via negli ultimi cinque secoli si fonda sull'estrazione, questa estrazione richiede sempre più militarizzazione dei controlli dei territori, quindi richiede la guerra di bassa intensità, di alta intensità, ma richiede un dispositivo permanente di guerra. Perciò dobbiamo dare sti cazzo di soldi al regista, perché poi mi prende questa cosa che sti soldi per un sacco di soldi per la guerra. Dobbiamo dare un sacco di soldi per la guerra, perché c'è sempre più bisogno di costruire non solo le armi, ma un'idea, un'egemonia
per cui le popolazioni dicono sì, ti daremo i soldi per fare la guerra, perché se no Putin invade il Colosseo insieme agli Ayatollah, no? Giusto, trovate in rete queste cose, che l'Iran, gli Ayatollah e Putin invaderanno e prenderanno Piazza San Pietro, giusto come nel film, ok, giusto. Questo fatto qui è perché un tentativo di produrre un'egemonia dall'alto, una rivoluzione dall'alto, Gramsci, ok, giusto, per fare le armi, quindi per produrle concretamente e per costruire questa cultura della guerra, che quindi alimenta il suprematismo, il razzismo, il patriarcato, tutte queste strutture che conosciamo di dominio. La risposta è questa. E le classi dominanti, di cui Elon, quello lì di X, Musk, rappresenta, come dire, iconicamente, no? L'espressione, la manifestazione, è quello che scrisse e poi cancellò il tweet dopo il colpo di Stato in Bolivia, scrivendo: noi possiamo fare un colpo di Stato ogni momento che vogliamo, no? Questo qualche anno fa, poi lo cancellò, questo, ma è rimasto, diciamo, l'abbiamo letto. E purtroppo, perché dentro non ci stanno fratture in questo momento alle classi dominanti. Questo è un problema enorme, questo è un problema grandissimo. È la prospettiva, è la tendenza dei prossimi 5-10 anni sicuramente dentro questo regime di guerra dispiegato, guarda, ne ha scritto anche Sandro, con Mezzato, su questo, ed è dispiegato, si va in questa direzione qua. Questo significa non avere vincoli, e non avere vincoli significa anche un'altra cosa, è finito, significa il nucleare. Questi vogliono rifare il nucleare, il cosiddetto di quarta generazione, addirittura ci sta, ma Giorgio Ferrari ce lo spiega, un importantissimo tecnico italiano che veniva dai Volsci, e Giorgio ci spiega di questi di piccoli nucleare portatile, il nucleare plug and play, cioè che si può trasportare e così via. Questo dispiegamento, non la centrale nucleare, le quattro centrali nucleari che il movimento antinucleare in Italia riuscì a far chiudere, no, un dispiegamento dentro la società di dispositivi di nucleari, piccoli, portatili, a livello di quartiere, a livello di comprensorio. Questo già negli Stati Uniti esistono, già esistono, si possono già moltiplicare, sono già ingegnerizzati. Un dispiegamento dentro il corpo sociale del nucleare. Ora, il nucleare significa l'egemonia della guerra, perché come i giacimenti di petrolio, che ho finito, il nucleare richiede la militarizzazione dei territori. Questa cosa qui, che il nucleare civile sarebbe scindibile dal nucleare militare, è una cazzata. Il nucleare nasce con la bomba atomica. Okay? Si dispiega nel corpo sociale con la bomba atomica, con Hiroshima e Nagasaki. È un monito a tutti i movimenti del mondo, ma nonostante questo monito ci sono stati movimenti di liberazione tra gli anni 50 e gli anni 70 anticoloniale, ed è un'indicazione per dire: noi che dominiamo abbiamo l'arma che controlla tutto, controllando tutto possiamo controllare anche la produzione di energia elettrica, ma è l'energia, è la dimensione militare che comanda quella lì, l'uso civile del nucleare. E per questo, tra i vincoli che loro vogliono rimuovere, compreso questo governo, è il nucleare. E per questo il movimento ecologista per la giustizia ambientale nei prossimi anni, nei prossimi mesi in Italia, dovrà rimettere dentro la sua agenda il rifiuto del nucleare civile e ovviamente militare, ma deve essere nuovamente al centro dell'agenda. E quindi un movimento per la pace deve essere necessariamente anche un movimento contro il nucleare. E non ce ne fotte niente che ci stanno le centrali nucleari in Francia, le dobbiamo far chiudere anche in Francia. Perché sono tutti in Francia, ci stanno le centrali nucleari, calma fa. Si devono chiudere anche in Francia, in Slovenia e così via, semplice. Grazie. No, perché si lavora un sacco di gente e quella gente dovrà essere ricollocata altrove, come si è fatto in Italia quando si sono chiuse le centrali nucleari. E il movimento contro il nucleare se l'è incaricata questa cosa qua. Hanno fatto le lotte assieme per la ricollocazione delle persone. Scusate. Grazie mille. Chiuderei con Sara. Sara, scusami. Ho parlato. Non ti preoccupare, Gennaro.
Dunque, se la guerra, se il dispositivo di guerra serve al capitale per estrapolare, estrarre risorse, accaparrarsi territori, continuare il modello as usual, al dispositivo di guerra serve una macchina di propaganda e quindi narrazione. E noi l'abbiamo visto col 2003, con gli inviati di guerra, la gente embeddata, lo stiamo vedendo in Ucraina, come vanno alla guerra, no? I reporter vanno alla guerra e tutta la propaganda che è stata creata attorno al 2003, nel pre-2003, con quella che è nota come la dottrina Bush, incentrata sul discorso, no? Un discorso di noi contro loro, noi che esportiamo la democrazia, noi che garantiremo la sicurezza attraverso il dispositivo militare, noi che portiamo lo sviluppo, ecco, tutte queste parole sono diventate narrazione e una narrazione chiaramente che serve a legittimare e a portare avanti la scorta mediatica della guerra, del conflitto e quello che è oggi anche il genocidio in Palestina, cioè è la stessa, sembra un pattern, sta riproducendo la stessa cosa che è accaduto nel 2003, quindi una forte, come dire, massiccio gruppo di proprio suonatori, no? Quasi, senza offesa per i suonatori ovviamente, che accompagnano governi e multinazionali dell'industria delle armi per portare avanti i loro interessi. E quindi noi dobbiamo anche riappropriarci di una serie di parole e ricambiarle, no? Cos'è oggi la sicurezza per noi? È il diritto all'acqua, è vivere un ambiente sano, è la sicurezza pubblica, è la salute pubblica, è vivere un ambiente sano, avere attorno a noi un'aria dove possiamo respirare, cioè siamo in grado di riappropriarci anche di una narrazione altra? Siamo in grado di trasformare alcune di queste parole in un'accezione chiaramente positiva, non come quella sicurezza portata avanti alla propaganda di Bush e delle televisioni e non solo dei media che hanno fatto da scorta mediatica poi all'invasione a guida statunitense dell'Iraq, così come sta avvenendo tuttora in Palestina. E quindi sì, abbiamo bisogno di una nuova narrazione, per avere una nuova narrazione abbiamo bisogno di spazi, di nuovi spazi, a mio avviso, dove riusciamo a far convergere altre visioni, altri pensieri e altri immaginari, perché se non abbiamo un altro immaginario non possiamo crearci una nuova realtà. Grazie mille. Grazie. Sara, e con queste parole di Sara concludiamo. Intanto ringrazio ancora una volta di essere stati presenti e di aver arricchito. Io sono veramente contento e orgoglioso di aver nel mio piccolo moderato una discussione di questo livello, davvero bella. Quindi vi ringraziamo Sara, Gennaro e Rita, e con l'auspicio di continuarla questa discussione, perché oggi abbiamo annusato, a mio avviso l'avete fatto molto bene, ce l'avamo dati un obiettivo, cioè quello di leggere la complessità della guerra nel suo intreccio con la crisi ecologica. Credo che siamo riusciti a darci degli strumenti, perché poi cito quello che dicevi alla fine, Sara, io sono molto d'accordo, abbiamo la necessità di spazi di discussione, questo è uno, il Climate Camp che abbiamo organizzato, in realtà è la quinta edizione, la prima a Vicenza, è uno degli spazi, ce ne sono tanti, dobbiamo moltiplicarli, dobbiamo probabilmente organizzarli e amalgamarli meglio, anche nelle differenze, però c'è bisogno di una cooperazione politica tra l'attivismo, la militanza, i movimenti, tra chi fa le battaglie territoriali, chi porta una visione globale. È bellissimo vedere, è stato bello vedere 60 persone dalla Francia venire qua a concludere qua una carovana, ci dà l'idea del movimento. Io credo che l'antidoto può essere questo, certo, siamo chiodi
per le vostre motoseghe. Fino a quando riusciremo a essere comunque dei chiodi per delle motoseghe che vogliono continuare a devastare la vita, la natura, un minimo di speranza quantomeno ce la diamo. Però questo spazio di cooperazione deve essere uno spazio di cooperazione vero, in cui c'è bisogno di inchiesta giornalistica, non più della controinchiesta, ma di inchieste indipendenti, c'è bisogno di analisi teorica, c'è bisogno che noi andiamo a intrecciare queste cose. Io vi ringrazio ancora, chiudo con una frase di Gennaro che è bellissima: più lotta di classe, meno geopolitica. Agliù, per forza.